Allora, buongiorno, grazie per essere venuti a questa conferenza stampa. Ci tenevamo ad avere qui appunto la stampa per illustrare un po' quello che stiamo facendo per difendere la scuola statale. Noi, premetto, non siamo contro le scuole private, purché non vengano utilizzati soldi pubblici come da articolo 33 della Costituzione per finanziare le scuole private. Quindi in questo senso noi ci siamo mossi quando è uscita la delibera il 31 di gennaio del 2014, è uscita una delibera della giunta regionale ulteriormente peggiorativa rispetto alla delibera precedente che era già stata impugnata al TAR. Poi abbiamo qui l'avvocato Quiroz che ha istruito questo nuovo ricorso al TAR, che vi potrà illustrare meglio quali sono i punti precisi, e abbiamo ritenuto di dover intervenire di dover cercare di fare qualcosa sia a livello istituzionale che a livello di informazione pubblica per contrastare questa che secondo noi è una delibera estremamente discriminante. Discriminante perché? Perché attribuisce 30 milioni di euro come fondi per aiuto alle famiglie che hanno figli che vanno alle scuole paritarie con un ISEE fino a 38 mila euro. E tenete conto che dai dati questi ragazzi sono più o meno il 9% della popolazione studentesca totale. E invece assegna solo 10 milioni di euro alle famiglie dei ragazzi che hanno dei ragazzi che vanno alle scuole statali con ISEE fino a 15.458 euro. Ma non solo, toglie completamente qualsiasi fondo alle famiglie dei ragazzi che vanno alle scuole elementari statali, quindi quelle che vengono definite primarie, e mentre invece li lascia ai ragazzi che vanno alle scuole primarie paritarie. Toglie qualsiasi tipo di fondo alle famiglie che hanno figli disabili che vanno alle scuole statali, mentre invece assegna 3.000 euro alle famiglie dei ragazzi disabili che vanno alle scuole paritarie. Toglie completamente i fondi alle famiglie dei ragazzi che vanno in terza, quarta e quinta superiore, quindi scuole secondarie di secondo grado, completamente. Quando ho chiesto all'assessore Prea perché, se Prea oggi cosa ci dice in aula, lei mi ha risposto la scuola dell'obbligo, noi arriviamo a finanziare fino alla scuola dell'obbligo, peccato che poi i ragazzi che vanno alle scuole paritarie abbiano fondi fino alla quinta superiore. Ci chiediamo qui come funzioni la scuola dell'obbligo. Noi quale azione abbiamo fatto? Abbiamo cercato e trovato, ringrazio l'avvocato Marco Quiroz che ha accettato di fare un ricorso a nome della ricorrente Angela Mennoni per quanto riguarda la ricorrente, ha una figlia, poi ve lo dirà lei, alle scuole elementari, due figli. Sì, una alle scuole elementari e una alle scuole superiori, medie. E quindi lei ha fatto questo ricorso e abbiamo deciso di informare il più possibile, abbiamo mandato lettere a tutte le scuole della Lombardia per comunque sensibilizzare insegnanti e dirigenti scolastici riguardo delle scuole statali. Stiamo cercando di informare tramite i nostri banchetti, ma in modo completamente indipendente, questo ci tengo a dirlo. Noi vogliamo sostenere quella che è un'azione per la scuola statale, perché è uno dei punti del Movimento 5 Stelle, è uno dei punti nel nostro programma regionale. Quindi non importa che sia Movimento 5 Stelle o chiunque altro, ci teniamo comunque che venga portata avanti questa battaglia. A livello istituzionale noi abbiamo presentato una mozione urgente che è stata respinta, la ripresentiamo oggi come mozione ordinaria per chiedere l'abolizione di questa delibera del buono scuola e per chiedere che i fondi vengano ridestinati
con particolare riguardo alle famiglie in situazioni di fragilità economica, quindi che hanno bisogno, che hanno figli che frequentano le scuole statali. Perché quello che diciamo noi, la libertà di scelta, fra un po' sarà libertà e possibilità di mandare i propri figli a scuola, che non avranno più le famiglie. Intendiamo anche presentare un progetto di legge che è in fase di elaborazione e vorremmo anche chiedere un consiglio straordinario. Stiamo chiedendo la decima firma. Per fare un consiglio straordinario ci vogliono 10 firme. Noi siamo solo in 9, purtroppo, consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. L'abbiamo chiesta al PD che ci ha detto no. L'abbiamo chiesta a Scelta Civica che ci ha detto che vedranno se darcela dopo il consiglio di oggi. Quindi noi auspichiamo che ci sostengano in questa battaglia per chiedere un consiglio straordinario. Perché è un consiglio straordinario? Dobbiamo approfondire questo tema. Se ne deve parlare in modo che la gente conosca bene quello che viene fatto in Regione Lombardia. Adesso lascio la parola all'avvocato Pugliarozza e alla signora Menini. Sì, io aggiungo soltanto due parole, vista l'esposizione completa dell'architetto Marchi. Dico solo che quello che mi è stato chiesto è di prendere sul serio il contenuto dell'articolo 34 della Costituzione, che, è bene ricordarlo, sancisce che la scuola è aperta a tutti, ma al terzo comma che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. In realtà le difficoltà che una famiglia priva di mezzi, e questa è purtroppo la situazione in cui si trova la ricorrente, che ha un ISEE pari a zero ed è quindi può assurgere in qualche modo a simbolo della grave crisi economica e la difficoltà che attraversa questo paese. Quindi chi è in grave difficoltà economica in realtà non solo avrà difficoltà a raggiungere i gradi più alti dell'istruzione, ma già incontra nella scuola primaria, nella scuola media, le prime forti difficoltà. Quindi il nostro ricorso, partendo da questa situazione concreta, non ha potuto affrontare tutti gli elementi negativi e critici che la decisione della Giunta ha manifestato nella DGR che abbiamo impugnato, ma ne ha colto un profilo, cioè la situazione che si viene a creare con l'abolizione totale di ogni sostegno al reddito rispetto all'anno precedente e una modulazione concreta del buono scuola, tale per cui chi voglia frequentare una scuola statale, salvo che non sia una di quelle particolari scuole che prevede il pagamento di una retta, non può accedere a nessun beneficio che non sia un marginale contributo per l'acquisto dei libri scolastici o del materiale. Quindi, per cui questa situazione di fatto, tenendo conto delle fasce reddituali stabilite nella DGR, mantiene gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno godimento del diritto all'istruzione sancito dalla nostra Costituzione. A fronte di una legislazione regionale che teoricamente invece dovrebbe garantire tutti questi diritti. La legge regionale, in particolare l'articolo 8 della legge regionale 19 del 2007, impegna la giunta regionale a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso alla scuola, a garantire la libertà di scelta e a facilitare la permanenza nel sistema educativo. Teoricamente questi obiettivi sono posti sullo stesso piano, ma dalla illustrazione fatta con assoluta precisione, rispetto alla quale non ho nulla da aggiungere, le scelte concrete, scelte amministrative e puntuali della giunta regionale non garantiscono tutti questi obiettivi, ne garantiscono di fatto soltanto uno, cioè la libera scelta dei percorsi educativi. E con riferimento alle persone
indigenti, quelle che, la cui fascia di reddito è più bassa, neanche questo viene garantito, perché diciamo, l'ammontare del bonus, del buono scuola previsto per chi abbia un ISEE zero, non è concretamente sufficiente a garantire neanche l'accesso ipoteticamente voluto ad una scuola privata. Anche per i libri. Esattamente. Solo di libri ci sono. Quindi la configurazione di questo sistema di sostegno alle famiglie di fatto non è un reale sostegno alle famiglie, non è sicuramente un reale sostegno alle famiglie con il reddito più basso, ma si traduce in un efficace trasferimento di fondi pubblici dalla regione alle scuole private. Questo è l'unico obiettivo che persegue efficacemente. Ogni altro obiettivo non è perseguito o lo è soltanto in apparenza, e quindi ciò ci ha consentito di sviluppare dei profili di illegittimità di questo atto amministrativo, lasciando in ultimo, ma diciamo, è l'ultimo punto ma non è il meno importante, la ipotesi di illegittimità costituzionale dell'articolo citato della legge regionale. Questo articolo 8, se davvero consentisse una così ampia, così lata discrezionalità, tale per cui si possa scegliere quale degli obiettivi previsti dalla legge privilegiare e quali invece del tutto abbandonare, allora dovremmo concludere che questo articolo di legge non è conforme al dettato costituzionale, perché non permette di conformare in maniera ragionevole la discrezionalità amministrativa, che diventa arbitrio, e questo è l'ultimo punto che abbiamo sollevato. Abbiamo proposto questo ricorso seguendo una via molto stretta. Da un lato avevamo il caso concreto della signora Mennoni e della sua famiglia, e quindi abbiamo dovuto concentrare le nostre critiche su quei punti che avevano attinenza con la situazione concreta, e dall'altro abbiamo dovuto tenere conto della sentenza 859 del 2014, pubblicata 3 giorni prima del deposito del nostro ricorso, che aveva rigettato un'altra eccezione di legittimità costituzionale e per altro verso aveva in qualche modo salvato l'impianto della precedente delibera regionale. Quindi, seguendo questa via stretta, siamo giunti a questo tentativo di riportare un po' di legalità nella nostra regione. Grazie. Ma io semplicemente da piccola massaia posso dire semplicemente che grazie a loro abbiamo scoperto questa, diciamo, ingiustizia nei confronti delle famiglie che decidono comunque di mandare i figli nelle scuole pubbliche. Nel mio caso purtroppo la situazione non mi ha agevolato, e devo dire anche che le amministrazioni comunali non stanno comunque neanche facendo una corretta informazione presso i siti istituzionali, tanto è vero che comunque anche nel comune di dove io risiedo, a Trezzano sul Naviglio, la comunicazione è stata data solo per il buono più basso. Quindi, visto che comunque i termini scadono il 22 di maggio, che è il termine ultimo per richiedere la dote scuola, ovviamente tutte le famiglie, comprese anche quelle del mio comune, si sono affrettate a richiedere il contributo più basso. Quindi questa credo che sia una grave ingiustizia, soprattutto in questo momento dove le famiglie stanno versando in gravi difficoltà finanziarie, e io comunque ne sono il caso. 120 euro non sono assolutissimamente sufficienti. Io non credo che queste persone vivano su un altro pianeta quando pensano di dare 120 euro per sostenere un figlio ed essere mandato alla scuola anche pubblica, è vero, però comunque tenete conto che solo per acquistare il materiale scolastico, quindi non parlo di libri scolastici, ma parlo proprio di quaderni, astucci, diari, eccetera eccetera, 120 euro non bastano assolutamente, figuriamoci per comprare i libri di testo. Quindi questo è il mio pensiero, concludo qui. Avete domande? Una, la mozione urgente che presentate oggi è firmata anche la Scandella? Sì, l'ha firmata anche Scandella. Quando abbiamo, oggi non occorreva, ma per presentare una mozione urgente ci vogliono sempre 10 firme. Ok, invece poi per quanto riguarda il consiglio, il consiglio straordinario, il PD ha detto no, ci abbiamo pensato, no, perché loro
appoggiano un'altra mozione che viene presentata dal gruppo Ambrosoli, che è molto più morbida, chiede di ridefinire in modo molto più, diciamo che molto più edulcorato. La nostra è molto secca e precisa, nel senso che ci facciamo interprete di quelle che oltretutto è una grossa, hanno cercato di fare confusione nella testa delle persone. Non so se avete sentito, Angela giustamente ha parlato di scuola pubblica. Cos'è successo? Che già a livello governativo nazionale si è cominciato a parlare di scuola pubblica e di scuole paritarie, ormai da 15 anni, di scuole paritarie che comprendono sia le scuole private che le scuole, le scuola pubblica comprende sia le scuole paritarie che la scuola statale. Quindi quando si parla, molte persone parlando di scuole pubbliche, siamo rimaste alle scuole pubbliche e quelle private. E le persone fanno veramente una gran confusione. In realtà adesso ci sono tutte scuole pubbliche, ci sono le paritarie e ci sono le scuole statali. Tra l'altro, quello che diceva l'avvocato, loro nella delibera, e questo veramente secondo me è incredibile, hanno messo al buono scuola possono accedere anche alcune scuole statali. Loro hanno scritto purché si debba pagare una retta di frequenza. Noi siamo andati a vedere, alcune delle scuole che sono comunali non hanno in realtà una retta di frequenza, hanno un'iscrizione che corrisponde più o meno in alcuni casi a 250 euro. Quindi in quel caso il buono scuola verrà rimborsato solo per quei 250 euro a chiunque si iscriva a quella scuola pubblica, a quella scuola che è comunale, è paritaria ma è comunale. Cosa succede? Abbiamo scoperto che la scuola, diciamo, statale, che invece ha una retta alta, è un educandato, è uno dei pochi educandati che rimangono ancora in Italia, legge del 1929. Per accedere a questo educandato, cioè se la signora Melloni volesse dire va bene, io mando mio figlio a questo educandato, lo iscrivo e così col buono scuola mi pago la retta di frequenza. Peccato che la retta di frequenza per quell'educandato, diciamo, non come convitto, ma proprio tornando a casa la sera, perché questo dice la delibera, che tu devi tornare a casa la sera e non devi stare in convitto, costa più di 700 euro al mese. Se poniamo che l'educandato faccia pagare, io non so se ne fa pagare 10 mesi, 11 mesi o 12 mesi, poniamo anche 10 mesi, l'ipotesi migliore, 7 per 10 fa 7.000, 700 euro per 10 fa 7.000. La signora Melloni, questa è la libertà di scelta, la signora Melloni che decide di iscrivere suo figlio a quell'educandato avrà un buono che, se non erro, con ISEE zero saranno più o meno 1.600 euro, lei con ISEE zero dovrebbe metterci 5.400 euro, quindi devono ben spiegare se questa è libertà di scelta, dove dovrebbe andare a prendere la signora Melloni. Quindi questo è l'indice di quello che è proprio un tentativo di questa delibera di essere apparentemente democratico, perché non mettono solo le scuole paritarie. Questo l'ho trovato veramente quando siamo andati a verificare, perché io ho chiesto all'assessore Preo, ho detto non mi risulta che ci siano scuole statali per cui bisogna pagare una retta di frequenza. Lei mi ha detto sì, ci sono, e mi ha dato l'elenco, e questo abbiamo scoperto guardando l'elenco. Quindi ecco, questo è quanto viene fatto da noi in Regione Lombardia. Posso aggiungere una cosa? Certo. Ecco, con riferimento a queste scuole, nel ricorso noi le abbiamo definite scuole d'élite, peraltro sono concentrate, molto spesso sono concentrate nella città di Milano, quindi lontanissime comunque dal territorio della signora Melloni. Noi per scrupolo abbiamo avuto accesso al sistema di richiesta di prescrizione Regione Lombardia ha creato, abbiamo verificato che nel bacino di utenza dove vivono i figli della signora Melloni non esistono queste scuole, quindi in concreto neanche questa scelta era possibile, ammesso che di scelta si possa parlare. Io ho una domanda, l'avvocato, a che punto è
avete depositato il ricorso? Il ricorso, diciamo, è stato depositato e regolarmente iscritto, siamo in attesa di fissazione dell'udienza per la decisione sulla sospensiva. Esatto, posto che il, diciamo, la, i termini per la, diciamo, la presentazione delle domande sono ancora aperti, il TAR potrebbe sospendere l'esecutività dell'atto impugnato e quindi consentire alla signora di iscriversi. Poi la signora volevo chiedere, dai, da tutti i figli, le classi. Allora, il più grande va in prima media, mentre invece il piccolo frequenta la terza elementare. E lei riceve in totale 120 euro dalla regione come contributo per le perché spese. Prendono quello più basso. In realtà spetterebbe 1600 per il ragazzo che va alle medie e 500 per il ragazzo che va all'elementare. Quindi il contributo basso è quello che ha detto prima, cioè invece non sapeva di poterlo chiedere. Perfetto. No, non lo sapevo proprio. Io lo sapevo. Sì, 120 a figlio oppure 120 complessivi? No, 120 a figlio. No, attenzione che da quest'anno per la figlia che va alle elementari non c'è più niente. No, per l'elementare prima più niente, era per 120 figlio. Euro solo. Certo, è peggiorativa. L'anno scorso erano stati destinati 35 milioni per la dote scuola, quella che veniva chiamata dote scuola, che quest'anno è diventata la componente per i libri di testo e il materiale esatto tecnologico. Quest'anno è stata cambiata. Il buono scuola, 30 milioni era l'anno scorso, 30 milioni sono quest'anno. Corona 35-10. Questo qua 35-10, perché l'assessore Prea ha detto che sono diminuiti gli stanziamenti statali. Okay. Allora, ben pensato, a fronte di una diminuzione degli stanziamenti statali, da 65 diciamo, milioni che erano stati stanziati l'anno scorso a 40 quest'anno, di destinarli in modo assolutamente un'altra volta discriminatorio e imparziale. Certo. In questo modo, quindi la scuola pubblica statale, si costringono i comuni e gli enti locali ad intervenire con risorse proprie per sopperire a questa mancanza di fondi da parte della regione e quindi si mettono ancora più in difficoltà gli enti locali, questo è accaduto in varie realtà locali. Tant'è vero che a Sondrio è stata fatta una delibera perché dice appunto che chiede questa abolizione diciamo della dote scuola, così era stata fatta anche a Garbagnate Milanese e chiediamo che altri comuni comunque si muovano per fare anche loro per discutere queste cose nei consigli comunali e per portarlo soprattutto a conoscenza dei cittadini, perché come diceva giustamente il consigliere Fiasconaro è veramente penalizzante anche per le amministrazioni locali. Ricordo che può essere fatto ancora ricorso per le altre due componenti, quelle della disabilità e quella dei ragazzi che vanno alle scuole in terza, quarta e quinta superiore, perché anche loro sono gravemente discriminati. Quindi se qualcuno volesse fare ricorso fino al 22 di maggio c'è ancora tempo e casomai che ci contattino in modo che gli diamo indicazioni, insomma, siamo disposti ad aiutare. Grazie. Quindi la signora ha fatto ricorso perché ha visto materiale informativo del Movimento 5 Stelle a scuola? No, la signora è intervenuta in una serata che era appunto destinata alle politiche sociali e persone che comunque versano in difficoltà finanziaria. Noi cerchiamo di dirlo dovunque, dove possiamo andiamo e cerchiamo anche adesso con la Diciamo Noi Tour di dirlo dappertutto e un sacco di persone non lo sanno, questa è una cosa incredibile, proprio non lo sanno. Dicono ma davvero, dico sì davvero, non è che raccontiamo storie. Bene, grazie ancora. Grazie.